Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Halloween ormai è vicinissimo perché tra qualche giorno finalmente potremo festeggiare la notte delle streghe e io per l'occasione ho pensato di fare un video tag a tema. Quindi facciamo un video molto soft, molto leggero. Ho deciso di rispondere ad un tag che mi è arrivato sulla mia pagina Facebook. Sono poche domande, sono 12 domande, tutte riguardano appunto la festività di Halloween e cominciamo subito con la prima. Preferisci le streghe o i fantasmi? Beh, direi che dal cappello che indosso la risposta è chiara, preferisco le streghe. Se potessi creare la tua pozione o il tuo incantesimo, quale sarebbe? Questa è una bella domanda. Se io potessi creare un incantesimo, credo che sarebbe quello della salute eterna. Cioè, io avessi un potere magico, lo userei veramente per la salute eterna. Quindi, sì, io tengo tantissimo alla salute, quindi è sicuramente l'unica cosa che mi preoccuperei di fare se avessi in mano de delle pozioni magiche o della roba del genere. Quale dolce di Halloween preferisci? Ma non lo so, nel senso che non è che ci sia un dolce di Halloween particolare che io preferisco. Se devo scegliere un dolce che si associa ad Halloween, allora vi cito un dolce a base di zucca, quindi una crostata di zucca piuttosto che le girelle di zucca, insomma qualcosa che abbia a che fare con la zucca. Hai mai giocato con la tavola Ouija? No. Assolutamente no, ho fatto anche un video in cui vi ho raccontato un'esperienza di una ragazza che aveva avuto l'idea di giocarci con la tavola Ouija ed è finita piuttosto male, quindi magari se non avete visto il video andate a vederlo, ve lo lascio nelle schede oppure linkato in descrizione. Assolutamente la tavola Ouija non è un gioco, quindi no, non l'ho mai fatto e non credo che lo farò mai. Cattivo preferito dei libri o dei fumetti? Io non saprei rispondere a questa domanda perché i cattivi non mi sono mai piaciuti. Fin da quando ero piccola io ho sempre avuto un brutto rapporto con i cattivi di libri o fumetti. Se però devo citare un personaggio che diciamo non era proprio il simbolo della bontà assoluta e dell'altruismo assoluto, allora vi cito Diabolik perché io leggevo tantissimo i fumetti di Diabolik quando ero una ragazzina. E mi piacevano, quindi insomma, vi cito lui, più che altro perché è l'unico personaggio più cattivo col quale io sia entrata in contatto. La cosa più paurosa che ti è successa quando eri sola a casa. Ecco, io me la ricordo benissimo questa cosa, ma non ha assolutamente niente a che fare col paranormale, assolutamente, è una cosa purtroppo molto molto reale e concreta. Dunque, è successo direi più o meno 6 o 7 anni fa, ero a casa da sola e c'è stata una scossa di terremoto. Io mi sono spaventata da morire e ho visto i muri della casa abbattersi prima da questa parte e poi dall'altra parte. Quindi io ero da sola a casa, ho pensato, oddio, mi crolla la casa sulla testa. Quindi l'ho proprio vista abbattersi di qua e abbattersi di là. Il cuore ha cominciato a battermi fortissimo. Io ho pensato, devo trovare assolutamente una strategia perché se c'è un terremoto e succede qualcosa mi crolla tutto in testa, quindi devo trovare il modo di scappare. Quindi mi ricordo che mi ero messa le scarpe, mi ero vestita perché avevo detto devo fare qualcosa, anche se poi in realtà uscire sarebbe stata la cosa più sbagliata perché mi sarebbero crollate addosso anche tutte le altre case. Però insomma, poi per fortuna è stata solo una scossa, non è successo niente, non è crollato nulla, eccetera. Però io ancora adesso mi ricordo lo spavento di quella volta lì. Quindi quella è stata la cosa più spaventosa che io mi ricordi di aver, come dire, vissuto in un momento in cui ero a casa da sola. Quindi quella. Passeresti la notte in una casa infestata per 100.000 euro? Sì. Sì, datemi 100.000 euro, ci mettiamo d'accordo, mi dite qual è la casa infestata nella quale io devo passare la notte, però voglio vedere i soldi lì davanti prima perché non vorrei mai rimanere ingannata. Assolutamente, se qualcuno mi vuole dare 100.000 euro per una cosa del genere, io sono assolutamente disposta. Sei superstiziosa? No, non tantissimo. Ci sono delle piccole cose che diciamo io metto in atto per scaramanzia, quello lo faccio, però dire che sono proprio superstiziosa direi di no. Però
Però i miei piccoli riti scaramantici ogni tanto comunque li metto in atto anch'io, quindi diciamo che sono lievemente superstiziosa, mettiamola così, ma proprio di livello lieve, lieve, lieve. Sicuramente non mi dà fastidio se mi passa un gatto nero davanti o cose di questo tipo, no, però diciamo che insomma ci sono dei periodi della vita in cui magari faccio qualche piccolo rituale scaramantico se devo magari fare una cosa importante o cose di questo genere. Preferisci thriller o horror? Io dipende, se sono ben fatti entrambi, se sono invece quelli dello stile Dario Argento, quindi tutti pieni di sangue, di cose del genere, allora no, non mi piacciono, preferisco i thriller. Però anche un buon horror fatto bene, con una trama comunque un po' misteriosa, particolare, sicuramente mi piace. Se potessi indossare solo un costume di Halloween per tutta la vita, quale sarebbe? La risposta è sulla mia testa. Mi piace tantissimo il costume da strega e quindi io indosserei quello. Andresti in un cimitero di notte? Ma io no, ma per il semplice fatto che io di notte non esco volentieri, cioè io quando sono fuori di notte o in generale ho abbastanza paura, ma non paura dei fantasmi o di cose del genere, ma ho più paura perché di notte magari è più probabile essere derubati, essere aggrediti, è più probabile che possa succedere qualcosa, quindi insomma perché c'è meno gente in giro, quindi insomma è più facile che se una persona deve essere derubata o aggredita, magari succeda in piena notte piuttosto che a mezzogiorno quando c'è un sacco di gente per la strada. E quindi io di notte non esco volentieri e non mi piace, ho abbastanza paura, quindi diciamo che di notte forse non andrei da nessuna parte e a maggior ragione in un cimitero che comunque è isolato, non c'è nessuno e potrebbe succedere qualcosa, ma a me fanno più paura le persone vive che le persone morte, quindi sicuramente è per quello, non perché ho paura che ci possano essere fantasmi o cose del genere. Tagga qualcuno. Allora, io taggo tutti come sempre, perché lo sapete che mi piace taggare tutti, perché voglio dare a tutti la possibilità di fare questo tag, di divertirsi, se trovano comunque divertente fare il tag. Concludo con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, mettete un like se vi è piaciuto questo tag e io con il mio cappello da strega vi do appuntamento alla prossima. Ciao!